Un ragazzo di 24 anni è stato torturato per 24 giorni perché è ebreo. Purtroppo è deceduto il giovane Ilan Halimi. È finito suo malgrado nel mirino della Banda dei Barbari, ovvero un'organizzazione criminale composta da più di 20 persone, quasi tutti minorenni, e capitanata da un antisemita islamico chiamato Yusuf Fofana. Volevano un riscatto, ma per una serie di motivi, alla fine hanno fatto trovare la vittima mezza morta su dei binari del treno. Dopo che tutta la Francia è rimasta indignata da questo caso, alla fine l'intera banda è stata arrestata, con il boss Yusuf condannato all'ergastolo. Quasi tutti gli adepti ora sono a piede libero e ognuno di loro ha contribuito nelle torture sadiche e perverse ai danni di Ilan in quei dolorosissimi 24 giorni. Ma perché è successo tutto questo? È davvero finita la sua storia? Beh, se volete scoprirlo, vi invito a guardare il video completo sul mio canale YouTube.